mio mondo creativo. Il progetto che andiamo a trattare oggi ve lo mostro subito. È un porta pannolini e salviette da viaggio. O anche lo potete lasciare in casa, perché no? Adesso ve lo mostro. Lo apriamo. E dentro trovate la tasca con questo buco. Allora, questo foro qui, adesso vedrete come viene realizzato ed è utile per tante cose, per esempio per il portamollette, per varie decorazioni che poi magari con il tempo andremo a vedere. Sempre se ce lo daranno sto tempo, se non prendono l'idea prima, che qui sono tutti furbetti. Allora, poi c'è il laccetto centrale. Che, come vedete, c'è un automatico che potete inserire o il ciuccio oppure lo potete attaccare o alla carrozzina o magari dentro casa sul lettino, sul fasciatoio, insomma dove preferite. Questo nasce per portarcelo dietro, però ci possono essere anche varie, magari uno va da un'amica a pranzo, insomma lo può appendere anche. Poi c'è la tasca per i pannolini, vedete c'è questa tasca e poi c'è una seconda tasca dove potremo mettere i nostri body per il nostro piccolo, per il cambio, perché sapete bene che si sporcano facilmente. Allora, non ci perdiamo in ciance come dico sempre, accendiamo i motori e via con il tutorial. Benissimo, allora iniziamo subito ad elencare il materiale. Quindi avremo bisogno del cartamodello. Questa sarà la descrizione della decorazione che io ho effettuato, ma voi potete benissimo sopra al tessuto che sarà l'esterno del nostro portapannolini e salviette mettere anche la tela Ida. Mettere una striscia e magari ricamate il nome del bambino o una frase, quello che desiderate, con l'aggiunta magari di un merletto, vedete questo nastrino qui, che poi c'è di varie misure e colori, insomma, poi la decorazione, come sempre, la decidete voi. Nel mio caso, io ho deciso di mettere una striscia di tessuto, vedete, che è poi l'interno del nostro porta pannoline e salviette. Ho messo una striscia di tessuto, quello che ho messo poi per le tasche, in modo tale che non si veda quando io vado a fare la cucitura il tessuto ripiegato, che a me non piace. Quindi ho messo una striscia di tessuto larga quanto mi piaceva. Ho poi calcolato, vedete, 1 cm ai lati, e quindi l'ho fatto più grande, l'ho ripiegato, stirato in modo tale che quando andrò a fare la cucitura per fissare la striscia decorativa al corpo del nostro porta pannolini non si vedrà diciamo il tessuto ribattuto, ma ripiegato dentro. E questa è anche un'idea che potete magari utilizzare anche voi. Dopodiché abbiamo bisogno di 2 pezzi di tessuto proprio per il corpo del nostro portapannolini, di 2 pezzi di tessuto dove andremo poi a fare la lavorazione con il buco per le salviettine, quelle umidificate. E poi in questo modello qui ho preferito non mettere la cerniera in modo tale che anche le principianti lo possono fare, e quindi andremo a utilizzare 2 tasche che però sono comode lo stesso. Poi avremo bisogno di un bordino per rifinire la tasca, quella dove andranno le salviettine, e sempre una striscetta che noi metteremo con il
i bottoni questi qui a pressione per poter poi magari portare con sé anche un ciuccio o un qualcosa, o addirittura avere la possibilità poi con questo gancio di poterlo magari attaccare alla carrozzina. Bene, dopo aver descritto, diciamo, il materiale che poi troverete le misure giù nell'info. La prima paperina, le misure ve le metto giù nell'info box perché sono tante. Chi invece non vuole proprio fare nulla, ci sarà la possibilità di scaricare il cartamodello con un piccolo contributo. Vedete voi. Allora, togliamo tutto e iniziamo subito la lavorazione. Bene, Grazie. amiche, partiremo subito con la tasca, quella con il foro. Allora, io già ho tagliato tutti i pezzi. Tanto è facile, voi lo sapete, mettete il cartamodello sopra i vari tessuti, si prende il perimetro, si ritaglia e quello è il tessuto preparato. Oppure si seguono le indicazioni delle misure. Dopodiché mettiamo il tessuto sul tavolo, dritto contro dritto, quindi in questo momento noi abbiamo il rovescio rivolto verso di noi. Poggiamo sopra il cartamodello. Fissiamo con due spilli, giusto per tenere il cartamodello fermo e darci la possibilità di andare a prendere bene il contorno qua del buco. Lo chiamo buco così ci capiamo. Allora, prendiamo per bene questo qui. Allora, dopo aver preso il disegno, noi andiamo a togliere il cartamodello, ma fissiamo per bene i due tessuti. A questo punto andremo sotto macchina e andremo a cucire tutto intorno a questo, diciamo, ovale. Va bene? Allora andiamo sotto macchina. Abbiamo effettuato la cucitura, adesso andiamo con la forbice a tagliare, partendo con una piccola tacchetta all'interno, andiamo a tagliare proprio vicino alla cucitura, lasciando 3 mm. Noi faremo questo lavoro intorno a tutto quello che abbiamo cucito. Bene, una volta che abbiamo tagliato, vedete, proprio vicino alla cucitura, andremo nelle parti tondeggianti a fare delle tacchette, come facciamo di solito. Facciamo questo lavoro per bene. Bene, una volta fatto questo, andiamo a rimuovere gli spilli e adesso prendiamo uno dei due tessuti e lo andiamo a infilare dentro al buco. Ecco qua. La nostra tasca è pronta. Adesso, scusate. Andiamo a stirare per bene. Questo passaggio è molto importante.
Allora, dopo aver stirato, adesso andremo alla macchina da cucire e faremo un punto dritto tutto intorno, sotto macchina. Bene, abbiamo cucito, vedete, molto vicino al bordo, proprio per bloccare i due tessuti. Dopodiché andremo a prendere la striscetta che abbiamo già preparato e non è altro che una striscia. Vedete? Piegata prima a metà e poi di nuovo i lembi piegati verso il centro a mo' di spieghino. E l'andremo a mettere qui come rifinitura. Quindi apriamo, mettiamo il tessuto all'interno, proprio dov'è il centro di questa striscia che abbiamo preparato. Ripieghiamo. E mettiamo le clip. Ah, aspettate un attimo, riguardo le clip, arrivo subito. Allora, eccomi di nuovo qui. Allora, mi avete chiesto in tante dove si acquistano queste clip. Io, come vi ho detto, che le ho acquistate su Amazon o su AliExpress, però i tempi sono un po' lunghetti. Se a qualcuna di voi occorre fare un lavoro dove sia necessaria la clip, potete mettere in alternativa queste qui. Aspettate che sono pinze ferma carta, vedete? Sono fatte così. Prendete logicamente le più piccoline, poi si mettono indietro questi ganci. Si preme, vedete, si apre e tengono il tessuto. Quindi, nel frattempo che arrivino le clip, quelle che avete ordinato, potete a pochi centesimi, sembra 99 centesimi, le trovate facilmente. Piccola parentesi. Allora, mettiamo per bene queste clip e andiamo a effettuare una cucitura a punto dritto per rifinire la nostra tasca, quindi sotto macchina. Ecco qui, abbiamo cucito. Adesso io vado a rifilare perché lo avevo fatto più lungo per stare tranquilla, quindi andiamo a togliere, ma questa tasca per il momento l'abbiamo terminata e quindi la mettiamo da parte. Prendiamo le altre due tasche. Queste qui noi andremo a piegarle su se stesse e mettendo il dritto fuori, quindi verso di noi, in entrambi i casi, andremo poi ad effettuare dove c'è la stoffa, vedete, unita, quindi è un unico pezzo piegato a metà. Su questa parte qui noi andremo a fare una cucitura a punto dritto, che è una rifinitura, quindi sotto macchina. Allora, abbiamo fatto la cucitura in entrambe le tasche. Adesso anche queste noi le mettiamo da parte. Andremo a prendere il tessuto, quello che mettiamo all'esterno. Allora, qui è il momento di fare le nostre decorazioni, quindi decidete quello che più vi piace. Io metterò quella striscia che vi avevo detto. Ecco qua. Riutilizzo sempre le stesse spille. Facciamo attenzione a misurare. Una volta scelto dove mettiamo la nostra decorazione, dovremo però rispettare le misure. Ecco, a me è 7 centimetri, quindi questa è la misura che devo rispettare. Ricontrolliamo anche al centro, sempre 7, perfetto. Allora, io adesso vado ad effettuare una cucitura sotto e sopra per
per fissare la decorazione e voi metterete la vostra decorazione sotto macchina. Ho eseguito la cucitura con un filo a contrasto azzurro come il quadrettato proprio per dare importanza alla nostra decorazione. Adesso andiamo a prendere un'imbottitura che prima mi ero dimenticata di dirvi, ma occorre. Quindi appoggiamo il nostro tessuto sopra alla nostra imbottitura e andiamo ad effettuare un giro di zigzag tutto intorno, sotto macchina. Adesso abbiamo effettuato lo zigzag tutto intorno, eliminato l'imbottitura in eccesso, quindi abbiamo ripulito tutto il pannello, il nostro corpo. Adesso andremo a piegare a metà per individuare il nostro centro. Ci poggiamo per un attimo uno spillo e dobbiamo fissare il bottone. Quindi scegliete un bottone che più vi piace e lo andiamo a cucire ora. Lo cuciremo ad una distanza di 4 centimetri dal bordo. Quindi questo è il centro, questo è 4 centimetri, questa è l'esatta misura. Con un filo, con ago e filo, andiamo a cucire il nostro bottone. Allora, abbiamo effettuato la cucitura del nostro bottone. Adesso lasciamo per un attimo da parte questa, diciamo, l'esterno del nostro portapannolini e iniziamo a lavorare l'interno. Quindi prendiamo il tessuto che abbiamo scelto per mettere all'interno e iniziamo ad applicare i vari componenti. Quindi mettiamo la tasca per le salviettine e fissiamo con gli spilli. Poi applichiamo la tasca, questa qui, che è quella con la misura più grande. Ecco qua. E poi mettiamo quella più piccola, sempre a filo bordo sotto. Ecco qua. E fissiamo con gli spilli. A questo punto dobbiamo andare a cucire questa striscetta che noi applicheremo qui. Questa mo è lunga, la dovremo accorciare. L'applicheremo qui con i nostri automatici o per mettere il ciuccio oppure per attaccare magari o alla carrozzina o al lettino, insomma, dove occorre. Quindi andiamo sempre come abbiamo fatto per questo bordino, una striscia piegata a metà e poi i lembi rivolti verso quella metà. A questo punto andiamo a effettuare questa volta una cucitura in entrambi i lati lunghi, quindi un punto dritto in tutti e due i lati, sotto macchina. Eccola qui, l'abbiamo preparata. Adesso l'andiamo a mettere qui. Quindi noi misuriamo la distanza tra una tasca e l'altra, che è di 6 centimetri, e andiamo a prendere il segno di 3. Quindi andremo a mettere questa che è di 22 centimetri esattamente al centro e fissiamo con uno spillo. Allora, per non lavorare con tutte queste spille, che cosa facciamo? Andiamo sotto macchina e andiamo ad effettuare una cucitura a punto dritto tutto intorno, sotto macchina. Allora, abbiamo cucito
tutto intorno, tolto le spille, lasciamo solo questa perché ce la tiene ferma l'accetto. Riprendiamo la parte esterna che avevamo preparato prima e la mettiamo sopra. Quindi andremo a mettere la parte dove c'è il bottone sopra alla tasca questa qui bucata. Facciamo aderire tutto per bene. Mettiamo le nostre clip. Dopodiché andremo ad effettuare una cucitura tutta intorno, lasciando nella parte bassa un'apertura. Anzi, io la lascerei qui sulla tasca, non qui. Quindi la lasciamo qui sotto. Ecco qui. Vedete, a poca distanza dall'angolo. Lasciamo i soliti 10 centimetri, cioè proprio la grandezza della nostra mano. Quindi partiremo dal primo segno tutto intorno e ci fermiamo al secondo segno, facendo sempre avanti e indietro. Sotto macchina. Alt, fermi tutti! Mi stavo dimenticando la chiusura. Allora, la chiusura io ho deciso di farla con questo nastrino e adesso vi dico subito la misura. Che è di 25 centimetri. Allora, noi che cosa facciamo? Allora, liberiamo un attimo dove c'è il bottone. Prendiamo questi 25 centimetri. Vedete, li chiudete così. Andate intorno al bottone in questa maniera qui e prendendo la misura, quindi fermate con le mani, con le dita, fermate proprio la stessa, la larghezza del bottone e qui noi andremo a fare un nodo. Ecco qua. Controlliamo. Perfetto. È aderente, ma si mette comodamente. Quindi, alla parte opposta di dove c'è il bottone, dobbiamo andare a fissare questo. Quindi, calcoliamo noi la metà. Basta piegare il lato con uno spillo. Prendiamo il segno. A questo segno qui noi andremo ad inserire dentro il nastrino che abbiamo preparato. E lo fisso con lo spillo, lasciando qualche millimetro fuori in modo tale che quando andremo a cucire si può fissare per bene. Faremo su quel punto lì, faremo un avanti e indietro. Allora andiamo sotto macchina. Allora abbiamo cucito tutto intorno, adesso andiamo a tagliare l'eccesso di stoffa agli angoli, come facciamo di solito. Dopodiché andremo a svoltare proprio dove avevamo lasciato l'apertura. Eccola qui. Togliamo anche la spilla. La nostra bacchettina.
tiriamo per bene fuori gli angoli. Ecco fatto, abbiamo girato per bene il nostro lavoro. Adesso non ci rimane che andare a fare un punto nascosto proprio qui dove è rimasto aperto. Quindi lo fissiamo un attimo con gli spilli e poi andremo ad effettuare il punto nascosto. Ecco qui. Il nostro porta pannolini è quasi terminato. Adesso dobbiamo andare a fare una decorazione. La decorazione potrebbe essere o un cuore oppure un fiocco. Io colgo l'occasione per fare un fiocco in modo tale che potrete utilizzare anche questa tecnica per altre applicazioni. Quindi prendiamo una striscia di tessuto, lo andiamo a mettere il dritto all'interno, lo pieghiamo per la lunghezza più lunga, per la misura più lunga, e andiamo ad effettuare una cucitura a punto dritto sotto macchina. Effettuata la cucitura, adesso andiamo a svoltare e dopo aver svoltato una stiratina la do al volo, ecco, sono più felice. Dopodiché andremo sotto macchina e faremo una cucitura qui per unire proprio qui sotto macchina. Abbiamo fatto la cucitura, eccola qui, e lasciate proprio così. La fate capitare al centro, dopodiché andate a piegare ecco qui, così con filo ed ago blocchiamo questa ricciatura blocchiamo il filo adesso prendiamo un piccolo pezzetto di tessuto lo andiamo a piegare andremo ad effettuare una cucitura a macchina. Quindi sotto macchina. Dopo aver creato questo anellino, prendiamo il fiocco e lo andiamo ad inserire dentro. Questo è il procedimento che chi ha visto magari anche gli altri tutorial lo trovate anche sul copriforno. Di qualche tempo fa. Casomai poi vi metto il link, così vedete magari più grande. Lì l'ho pure imbottito, mi sembra. Allora, abbiamo preparato il fiocco, eccolo qui, pronto. Lo apriamo un attimo per dargli corpo. Ecco qui. Il nostro fiocco è pronto. Adesso prendiamo il nostro porta pallolini e lo andiamo a fissare con ago e filo. Allora io da dietro prendo il tessuto e del fiocco e del centro, li
unisco insieme, ho fatto un filo lungo 1,5 km. Se sparisce la mano è perché sta 1 km dopo, eh. Allora, fissate per bene in modo tale che il nastro che è al centro sia ben bloccato. Dopo aver fatto questa operazione andiamo proprio a fissarlo sul lavoro. Io accorcio un po' il filo perché sennò ecco qua. Allora, scusate, lo metto a mio favore. Con dei piccoli punti lo andiamo a fissare. Fatto tutto il giro, andiamo a bloccare il filo. Adesso andiamo ad effettuare il punto nascosto. Ve l'ho fatto vedere più di una volta, però non è mai troppo. Quindi allora fissiamo il filo al lavoro, nascondiamo il nodino, dopodiché andremo a entrare e uscire da un tessuto ed entrare e uscire dall'altro a piccoli punti. Più sono vicini e più verrà fatto un buon lavoro. Allora, chiuso, adesso fissiamo il filo. Ora prendiamo il laccio, questo qui, aspettate che torniamo indietro, scusate la mano davanti, ma allora prendiamo i nostri automatici, la pinza, ecco qui. Allora, mettiamo il primo, ci hai preso il punteruolo, però non lo usi, benissimo. Allora, andiamo a fissare. Poi io non lo metterei proprio vicino così, ma lo farei un po' più grande, in modo tale che se lo vogliamo attaccare alla carrozzina o da qualche altra parte abbiamo più spazio che del semplice ciuccio. Quindi a questa misura ci può andar bene. Fissiamo anche qui, cerchiamo il centro, trovato, eccolo qui. Perfetto.
Ecco qui, è chiuso. Allora, adesso vi faccio vedere il completo. Bene, amiche, allora il nostro porta pannolini e salviette è terminato. Adesso vi faccio vedere. Allora, queste sono le salviettine. Come vedete, si inseriscono facilmente ed è basta aprire qui e si possono togliere molto molto tranquilli. Poi andiamo a mettere i pannolini nella tasca dalla parte opposta e io ho solo in rosa, ma tanto questa è solo una dimostrazione. Andiamo ad inserire nella seconda tasca anche i body, perché si possono, magari i bimbi si possono sporcare, macchiare, insomma, un cambio bisogna sempre portarlo. Ecco qua. Qui andremo ad inserire per il momento il ciuccio, ma vi ripeto, lo potete utilizzare anche per appenderlo. Ecco qua. Allora andiamo a chiudere il nostro porta pannolini, bello cicciottoso, quasi come me. Eccolo qua, il nostro porta pannolini è terminato. Io spero che vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like. E se non è così, lasciate un commento e mi dite cos'è che non vi è piaciuto. A me fate sempre un grandissimo piacere. Giù nell'info box lascerò tutte le indicazioni. Io vi strizzo in un forte abbraccio e al prossimo tutorial. Ciao ciao!